Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti i carissimi ascoltatori. Intanto colgo l'occasione per augurarvi un buon anno, buon 2021 a tutti. Questa è la prima puntata che registro in solitudine, anzi in solitaria, nella categoria Book Reading. E di che cosa parleremo oggi, carissimi ascoltatori? Cosa leggeremo? Leggeremo un romanzo molto 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 importante che già conoscevo, sempre conosciuto, no? Sin da piccolo seguivo queste storie narrate per lo più da mia nonna, che ha sempre cercato di inculcarmi un po' di cultura sin da piccolo. Ecco, quello che le favole che mi venivano raccontate appunto a quel tempo erano quella che sto per andare a leggere, non vi voglio spoilerare adesso. L'Iliade, l'Odissea, vari passi, avevamo per esempio Icaro, avevamo i Ciclopi, la Maga Circe, insomma tante storie che mi venivano raccontate da bambino e che mi hanno lasciato sempre abbastanza affascinato e interessato. E circa un anno fa, mentre passeggiavo per Corso Vittorio Emanuele a Palermo, una delle strade principali del corso del centro storico della città, meraviglioso, dove trovare anche la cattedrale di Palermo, ho trovato appunto un ambulante che vendeva a pochissimi euro, 1 o 2 euro, dei libreccini di varie tipologie, dai fumetti ai romanzi, eccetera eccetera. E sono stato appunto colpito da questo libreccino semplicemente per la sua copertina, perché la classica copertina rigida, bordeaux, con tutti i trafiletti dorati. Ben fatto, lo stesso stile, per capirci, di una tesi di laurea classica, no? Quella sorta di bordeaux marmato, stile marmo, con questo dorato. E il libreccino, che appunto credo che proprio mi costò 1 euro, 2 euro, una cosa del genere, una miseria, era Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, volume primo. E l'ho preso, ho detto, lo prendo. Io non sono stato mai un grandissimo lettore, questa cosa l'ho sempre detta, però grazie al podcast mi sono approcciato. E incominciando a leggere questo romanzo, ragazzi, mi sono reso conto che è veramente divertente. È molto molto bello. C'è da dire che mi ero un po', oltre alle sorelle appunto mi venivano, perché oggi non riesco a parlare, forse ieri, ragazzi, mentre ero qui in campagna praticamente, io ho una cassapanca enorme dove teniamo degli utensili eccetera eccetera. Aprendo il coperchio di questa cassapanca, che cosa è successo? Normalmente questo coperchio rimane alzato fermo per via di caratteristiche fisiche che non sto qui a raccontarvi. Questa volta, non so per quale motivo, cari ascoltatori, invece apro questo sportello, mi accingo a guardare all'interno della cassapanca e questo sportello decide bene di cadermi al centro del cranio. Ok? Quindi non so se questo ha avuto delle ripercussioni, non so se ho ricevuto qualche danno, quindi possibilmente questa mia afasia, questa mia difficoltà nel pronunciare le parole è legato al trauma ricevuto ieri sera. Ma comunque, quindi apro sto libreccino e comincio a leggerlo, bellissimo, spettacolare. Vi dicevo, mi ero anche un po' appassionato a quello che era il mondo di Don Chisciotte, di questo romanzo. E grazie alla visione, mi sembra l'anno scorso, nel 2019 se non mi sbaglio, del film L'uomo che uccise Don Chisciotte, che è un film, un attimo che lo vado a prendere così vi do delle nozioni, dove abbiamo il carissimo Adam Driver. Allora vediamo un attimo, L'uomo che uccise. Esatto, giusto, il titolo è giusto, L'uomo che uccise Don Chisciotte. E appunto con Adam Driver e con il carissimo Altopassero, che per gli appassionati di serie televisive sto parlando di Jonathan Pryce, che appunto in Game of Thrones rappresenta l'Altopassero.
Veramente, ragazzi, un film interessante e consiglio a tutti, molto 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 ben fatto, di Terry Gilliam. E niente, ragazzi, e mi ero un po' appassionato a questo mondo. Poi, con la presa, con l'acquisto di questo libreccino, appunto, leggendolo, mi sono accorto che è un romanzo veramente, veramente ben fatto. E ora, prima della lettura, qualche nozione classica per introdurci un po' e per dare quelle nozioni culturali che sempre qual podcast del Cactus noi utilizziamo e che servono, e introduciamo il romanzo Don Quixote della Mancia, che è appunto un romanzo spagnolo di Miguel de Cervantes Saavedra. È stato pubblicato nel 1605-1615 in due volumi. Infatti, quello che io ho qui è il volume primo. Esatto. E praticamente è valutato, è valutabile come un vero capolavoro della lettura mondiale, in particolare spagnola, ed è da considerarsi appunto il primo romanzo moderno. E per capire un po' qual è il mood di questo romanzo, si parla di un genere picaresco. Ma che vuol dire picaresco, cari ragazzi? Viene da picaro, dallo spagnolo picaro, briccone, furfante. Ecco, quindi picaresco, e sia di un romanzo epico cavalleresco. Infatti, ora andando a leggere appunto l'inizio di questo romanzo, vi è tutto un rito che è presente appunto nell'antico mondo della cavalleria, rito che conosco molto bene sia perché sono un cavaliere, ma non per questo, ma soprattutto perché quando appunto ero un giovane marmocchio, appunto, e frequentavo i Boy Scout, FSE, Federazione Scout Europa di Corleone, quando alcuni riti, no, di iniziazione che facevamo appunto per salire di grado, per raggiungere alcuni livelli, alcune tappe, avevano appunto dei rifacimenti, dei rimandi a quello che è appunto la filosofia epico-cavalleresca. Ma dopo questa introduzione di 7 minuti, che possibilmente avrà rotto i manoni, ma che è fondamentale, ragazzi, perché incominciare a leggere senza contestualizzare un'opera non è mai utile. Faccio questo altro piccolo esempio e vado, ve lo prometto. E questo esempio lo possiamo riportare, per esempio, nei quadri, no? Tante volte tu, perché quel quadro lo attenzioni? Perché sai cosa c'è dietro, chi l'ha scritto, che cosa ha rappresentato nella storia dell'arte. Possibilmente, non sapendo tutto questo, tu passi, non ti soffermi neanche tanto su quel quadro. Quante volte succede, ragazzi, uno arriva in pinacoteca, magari passa da quella stanza, vede un quadro, poi va a controllare nel dépliant che vi viene dato nei musei, dove vi dice appunto dove trovare i vari quadri, i vari artisti, ritorni lì e dici: ah, ma questo l'abbiamo visto poco fa. Però sapendo di chi è, perché l'ha fatto, avere un po' un background su quella che è stata la storia di quell'opera d'arte, ti permette di apprezzarlo appieno. E quindi sorbitevi gli 8 minuti / 9 iniziali, perché vi permetteranno di godere appieno dell'opera d'arte. Non so perché ho fatto questa voce un po' imbecille. Incominciamo. Capitolo 1, il quale tratta della condizione e delle occupazioni del famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia. In un borgo della Mancia, di cui non voglio ricordarmi il nome, non molto tempo fa viveva un gentiluomo, di quelli con la lancia nella rastrelliera, scudo antico, ronzino magro e canna seguito. Qualcosa in pentola, più spesso vacca che castrato, quasi tutte le sere gli avanzi del desinare in insalata, lenticchie il venerdì, un gingillo il sabato, un piccioncino ogni tanto, in più la domenica. Consumavano tre quarti delle sue rendite, il resto se ne andava tra una casacca di castoro con calzoni e scarpe di velluto per le feste e un vestito di fustagno, ma del più fino, per tutti i giorni. Aveva un governante che passava i 40 anni, una nipote che non arrivava ai 20 e un garzone, capace per il capo come per il mercato, buono a sellare il ronzino come a menar la roncola. L'età del nostro gentiluomo rasentava la cinquantina. Era di complessione robusta, asciutto di corpo, magro di viso, molto mattiniero e amante della caccia. Voglion dire che avesse il soprannome di Quixada o Quesada, perché a questo proposito c'è qualche discrepanza tra gli uomini che ne hanno scritto.
ma da congetture assai verosimili si arguisce che si chiamava Shishana. Shikishana. Ma questo importa poco nel nostro racconto. Basta che nell'esposizione dei fatti non ci discosti una linea dalla verità. Questo è scritto, è bellissimo, ragazzi. È scritto benissimo. Bisogna di un po' di luce. Ecco qui. Bisogna poi sapere che questo gentiluomo, nei periodi di tempo in cui non aveva nulla da fare, cioè la maggior parte dell'anno, si dedicava alla lettura dei romanzi cavallereschi e a poco per volta ci si appassionò tanto che dimenticò quasi del tutto la caccia e anche l'amministrazione del suo patrimonio. Anzi, la sua curiosità e la smania di questa lettura arrivarono a tal segno che vendé parecchi apprezzamenti di terreno, e di quello buono anche, per comprarsi dei romanzi cavallereschi. Ragazzi, qui è l'esasperazione un po'... Scusate se siete un po' di rumore, mi sistemo. Qui è un po' l'esasperazione del sogno, no? Del cosiddetto appassionato, no? Colui che si appassiona talmente tanto a un determinato argomento, una passione, un hobby, eccetera, eccetera, tanto da esserne totalmente assorbito nella maggior parte del suo tempo, durante la maggior parte del suo tempo. In questo caso abbiamo una situazione esasperata dove lui, a causa della passione per i romanzi cavallereschi, appunto, decide di vendere tutto per acquistare questi romanzi. E io già l'ho letto, quindi so cosa succederà. E questo, no, questa sua passione si trasformerà in quella che poi sarà la sua, tra virgolette, rovina, se così possiamo valutarla, perché lui sostanzialmente va ad immergersi totalmente all'interno del romanzo, come quando un attore si immerge completamente all'interno di un ruolo. Faccio l'esempio classico, ragazzi, neanche a dirlo, Heath Ledger, no? Il carissimo Heath Ledger, grandissimo attore, che appunto durante le riprese di Batman The Dark Knight di Nolan si immedesimò così tanto nel personaggio di Joker, tanto da rimanerne intrappolato. E questo è un po' quello che accadrà al carissimo Don Quixote, no? Una metafora molto molto interessante. Quindi ne portò a casa quanti ne poté avere, e più belli di tutti gli parevano quelli del famoso Feliciano de Silva, perché la limpidità della sua prosa e dei suoi discorsi intricati gli parevano una meraviglia, specialmente quando arrivava a leggere quelle lettere d'amore e quei cartelli di sfida in cui molto spesso si trovava scritto «La ragione dell'irragionevole, torto che alla mia ragione fassi, in guisa tale la mia ragion debilita, che bella beltate vostra con ragione l'agnomi». Oppure «Gli alti cieli, che della divinità vostra divinamente con le stelle vi fortificano e vi fanno emerita del merito che la grandezza vostra merita». Non si capisce un cazzo. Ecco, qui ci sono tante ripetizioni, come ho fatto ultimamente nelle ultime puntate. Ecco, queste sono le classiche ripetizioni che sto facendo ultimamente, che mi danno fastidio. Cioè, ripeto la stessa parola declinata. Dobbiamo rimuovere e sistemare questa problematica. Il povero cavaliere perdeva la testa dietro a questi discorsi e non dormiva per spiegarseli e sviscerarne il senso, mentre non ci sarebbe riuscito nemmeno Aristotele, anche se fosse resuscitato apposta. Non lo persuadevan molto i colpi che Don Belianigi dava e riceveva, perché si immaginava che per quanto fossero bravi i chirurghi che lo avevano curato, doveva avere il corpo e il viso pieno di segni e di cicatrici. Tuttavia lo davano nell'autore quel modo di terminare il libro, con la promessa del seguito di quell'interminabile avventura. E molte volte gli venne la voglia di pigliare la penna e finirla qui, con grande precisione, come gli si prometteva, e lo avrebbe fatto di certo, e vi sarebbe anche riuscito, se non l'avessero distolto altri maggiori e continui pensieri. Ebbe molte discussioni col curato del paese, uomo dotto, laureato, a Sigüenza, a proposito di chi fosse stato il miglior cavaliere, se Palmerino d'Inghilterra o Amadigi di Gaula. Ma diceva Mastro Nicola, barbiere di quello stesso borgo, che nessuno raggiungeva il cavaliere del Febo, e che se qualcuno
gli si poteva paragonare era Don Galaor, fratello di Amedigi di Gaula, perché aveva disposizione a tutto. Non era sentimentalmente e pegnucolone come suo fratello e non gli cadeva appunto il fatto di valore. Insomma, si sprofondò tanto in quelle letture che passava le notti della sera dalla sera alla mattina e i giorni dalla mattina alla sera sempre a leggere, e così a forza di dormire poco e di leggere molto gli si prosciugò talmente il cervello che perse la ragione. Sì, è bellissimo sti quattro righe, no? Quindi lui appunto affrontò questa lettura in maniera talmente ossessiva, talmente tanto immersiva da perdere la ragione, gli si prosciugò il cervello, gli si riempì la fantasia di tutto quello che leggeva nei suoi libri, incanti, litigi, battaglie, sfide, ferite, dichiarazioni, amori, tempeste e stravaganze impossibili, e si ficcò talmente nella testa che tutto quell'arsenale di sogni e di invenzioni lette nei libri fosse verità pura, che secondo lui non c'era nel mondo storia più certa. Sosteneva che sì, senza dubbio il Cid Ruy Díaz era stato un ottimo cavaliere, ma che non poteva stare a confronto col cavaliere dell'ardente spada, il quale con un solo traversone aveva diviso nel mezzo due feroci e smisurati giganti. Se la diceva di più con Bernardo de Carpio, perché a Roncisvalle, perché è spagnolo, PL, aveva ucciso Roldano l'incantato. Perché a dove siamo? Ok. Servendosi della medesima astuzia d'Ercole quando soffocò tra le braccia Anteo, figlio della terra. Diceva molto bene di Morgante, perché lui solo, contrariamente agli altri giganti che sono tutti superbi e scortesi, era affabile e ben educato. Ma soprattutto gli andava a genio Rinaldo de Montalbano, e specialmente in quei punti, quando esce dal suo castello e svaligia quanta gente incontra e quanto ruba quella statua di Maometto tutta d'oro, come si racconta nella sua storia. Quanto a quel traditore di Gano di Maganza, per poterlo pigliare a calci avrebbe dato la governante e la nipote per giunta. Quindi lui qui sta nominando una serie di personaggi che sono presenti all'interno dei romanzi che ha letto, considerandoli come degli amici, come reali. E così, perso ormai del tutto il cervello, appunto, gli venne il pensiero più stravagante che sia mai venuto a un pazzo. Cioè, gli parve opportuno e necessario, sia per accrescerne il proprio onore, sia per servire il proprio paese, di farsi cavaliere errante ed andare per il mondo con le sue armi e il suo cavallo e cercare avventure e cimentarsi in tutte le imprese in cui aveva letto che si cimentavano i cavalieri erranti, combattendo ogni sorta di soppruso ed esponendosi a prove pericolose, da cui potesse, dopo averle condotte a termine, acquistarsi fama immortale. Il pover'uomo si figurava già di diventare, grazie al valore del suo braccio, perlomeno imperatore di Trebisonda, e quindi, sospinto da così radiosi pensieri e dalla straordinaria soddisfazione che gli davano, si affrettò a mandare ad effetto il suo desiderio. Anzitutto lucidò certe armi che erano appartenute ai suoi antenati, le quali da parecchi secoli se ne andavano piene di ruggine e di muffa, dimenticate in un cantuccio. Ciao cantuccio. Le ripulì dunque e le accomodò alla meglio, ma si accorse che vi mancava un pezzo di grande importanza, perché invece di una celata con la relativa barbozza c'era un semplice marione. A questa mancanza rimediò ingegnandosi. Con del cartone fece alla peggio una specie di barbozza che, incastrata nel morione, gli dava l'apparenza di una celata intera. Vero è che per provare se era forte e poteva reggere al rischio di una sciabolata, tratta fuori la spada, le tirò due colpi, ma il primo disfece in un attimo il lavoro di una settimana. Ovviamente lui era talmente folle che appunto creò. Ora, magari in delle storie mettiamo la spiegazione di Barbozza e di Marione. E di Morione, scusate perché non lo so oggettivamente. Però comunque realizzò queste parti di questa armatura che stava realizzando, che stava riprendendo in cartone. Ovviamente quando colpì con la sciabola tutto ciò, distrusse il lavoro di una settimana. Era completamente
paettuto, paettutizio, come diciamo noi, quindi partito, andato, il cervello, via. La facilità con cui l'aveva tribbiata non gli piacque tanto, perciò la rifece di nuovo, mettendoci attraverso, dalla parte di dentro, delle sbarre di ferro per garantirsi meglio da ogni pericolo. In questo modo rimase soddisfatto della sua solidità e non volle rifare la prova. Certo, quindi non lo provo più, quindi soddisfatto a testa sua, ma senz'altro la ritenne una celata di qualità ottima. Dopo andò a fare un'ispezione al suo ronzino e sebbene avesse più giudaleschi che il cavallo del Gonnella, il quale tantum pellis et ossa fuit, gli parve che né il bucefalo d'Alessandro né il babieca del Cid gli potessero stare a pari. Quindi comunque è complesso da leggere perché ci sono tantissimi nomi complessissimi. Babieca del Cid, quindi praticamente lui andò a trovare sto cavallo. Il cavallo di Don Chisciotte della Mancia era un cavallo combinato veramente male, quindi magrissimo, con queste mosche, se non mi sbaglio si chiama infatti il ronzinante, ora vedremo più avanti. Veramente pelle e ossa, una vacca magra, se così possiamo dire. Però lui, vedendolo, appunto, gli parve superiore sia a Bucefalo, il famosissimo cavallo nero. In questo caso la correlazione del mantello del cavallo viene definita Morella, quindi Morello di Alessandro Magno, cavallo famosissimo, presente anche in varissimi film, un cavallo da guerra, e né il Babieca del Cid. Non conosco questo esemplare, magari andrò a controllare. Stette 4 giorni a pensare che nome gli potesse mettere, poiché diceva lui che non era giusto che il cavallo di un cavaliere così famoso e poi anche bravo di suo dovesse rimanere senza un bel nome. Quindi cercava di trovargliene uno che designasse ciò che era stato prima di entrare nella cavalleria errante e ciò che era allora. Ed era molto logico che, mutando condizione il padrone, anche il cavallo dovesse mutare il nome e prendersene uno pomposo e risonante, come era conveniente al nuovo ordine e all'uffizio nuovo che ormai assumeva. Quindi, dopo averne il suo cervello inventati e poi scartati, allungati ed accorciati, disfatti e rifatti una gran quantità di nomi, finì col chiamarlo Ronzinante, nome secondo lui maestoso, sonoro e che significa molto bene ciò che era stato quando era stato ronzino di fronte a ciò che era ora, cioè un ronzino innante a tutti i ronzini del mondo. Quindi Ronzinante viene appunto dall'unione tra ronzino e innante. Innante, capisco che in questo caso appunto innante vuol dire appunto davanti a tutti, infatti qui c'è un ronzino innante a tutti i ronzini del mondo. Messo un nome, e un nome tanto di suo gusto, al cavallo, volle metterselo anche per sé e stette altri 8 giorni a pensarci, finché decise di chiamarsi Don Chisciotte. E di qui, come si è già detto, presero occasione gli autori di questa verissima storia per affermare che si dovesse chiamare Quixada e non Quesada, come altri invece vollero sostenere. Ma ricordandosi che il valore di Amadigi non si era contentato di chiamarsi puramente Amadigi, ma aveva aggiunto l'indicazione del suo regno e della sua patria per renderla famosa, e si era dato il nome di Amadigi di Gaula. Ok, lui sta spiegando come come veniva dato sostanzialmente il nome ai cavalieri, quindi veniva dato il nome più il di e la località da dove provenivano, quindi in questo caso Amadigi di Gaula. Anch'egli volle quindi, da buon cavaliere, aggiungere quello della patria al proprio nome e chiamarsi Don Chisciotte della Mancia. Così gli parve di avere manifestato in modo molto chiaro lignaggio e origini e di aver reso alla patria il dovuto onore, prendendo da essa il proprio cognome. Ripulite quindi le armi, fatta col morione una celata, dato un nome al ronzino e ribattezzato se stesso, si persuase che non gli mancava più altro che trovare una dama di cui innamorarsi. Perché un cavaliere errante senza amore è lo stesso che un albero senza foglie, senza frutto e un corpo senza anima. Se io, diceva fra sé,
per penitenza dei miei peccati o per buona fortuna incontro qualche gigante, come suole accadere ai cavalieri erranti, e lo atterro al primo scontro, o lo divido in bel mezzo, o finalmente lo vinco e lo costringo ad arrendersi, bisognerà pure che abbia a chi farne una presente, perché egli possa entrare, inginocchiarsi davanti alla mia dolce signora e dirle con voce umile e sottomessa: io, signora, sono il gigante Visoculonio, signore dell'isola di Malindrania, vinto in singolar tensone dal mai abbastanza lodato cavalier Don Chisciotte della Mancia, il quale mi ordinò di presentarmi a vostra signoria perché la grandezza vostra disponga di me a suo talento. Un piacere leggere, è un piacere, è scritto bene, è bello, è... sentite le pagine, è bello. Oh, come si rallegrò il nostro buon cavaliere quando ebbe fatto questo discorso, e più con più quando trovò chi scegliere per sua dama. Parte in un paesetto vicino al pare, perché ora c'è una parte veramente simpatica. Pare che in un paesetto vicino al suo ci stesse una ragazza, una contadina piuttosto belloccia, di cui un tempo era stato innamorato, ma senza che lei, a quel che si dice, lo sapesse neanche, ne si curasse di lui. Si chiamava Aldonza Lorenzo. Lorenzo sarà il cognome. Aldonza, che nome è incredibile. Ehi Aldo, che poi la chiami Aldo. 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 Questo fu la ragazza che gli parve adatta per conferirle il titolo di signora. Scusatemi, sono distratto un attimo. Signora dei suoi pensieri. E volendo darle un nome che non disdicesse al suo e che avesse aria signorile e principesca, la chiamò Dulcinea del Toboso, perché era nativa del Toboso. Nome che ha per il suo armonioso, peregrino e significativo, come gli altri che si era scelti per sé e per le sue cose. Capitolo 2. Prima sortita dell'ingegnoso Don Chisciotte dal proprio paese. Fatti dunque questi preparativi, non mise tempo in mezzo ad effettuare la sua idea. Lo sollecitava il pensiero del danno che secondo lui produceva nel mondo il suo indugio, tant'erano le offese che si proponevano di vendicare, tanti torti che pensavano di raddrizzare, le ingiustizie che avrebbe riparate, gli abusi che avrebbe distrutti, i debiti a cui avrebbe soddisfatto. E così, senza convitare ad alcuno la sua intenzione e senza che alcuno lo vedesse, una mattina prima dell'alba, era uno dei giorni più caldi del mese di luglio, si armò di tutte le sue armi, montò su Ronzinante con in testa la malcontesta celata, quindi questa celata è proprio un elmetto sostanzialmente, imbracciò lo scudo, prese la lancia e, per la porta segreta di un cortile, uscì in aperta campagna. Tutto contento e allegro nel vedere con quanta facilità aveva dato principio al suo nobile desiderio. Ma appena fu in aperta campagna lo assalì un pensiero così terribile che per poco non lo faceva desistere dall'impresa incominciata, perché gli venne in mente che ancora non era armato cavaliere, quindi secondo le leggi della cavalleria non poteva né doveva venire alle mani con alcun cavaliere. E quant'anché fosse stato già armato, da principio, come cavaliere novizio, doveva portare armi bianche, cioè senza impresa nello scudo, fino a che non se la fosse guadagnata col suo valore. Questi pensieri lo resero un po' titubante, ma poiché la sua pazzia era più forte di qualunque altra considerazione, stabilì di farsi armar cavaliere dal primo che gli capitasse, come aveva letto che molti altri avevano fatto. In quei libri che l'avevano ridotto in quello... che l'avevamo ridotto in quello stato. Quanto alle armi bianche, appena ne avesse avuto il tempo, pensava di lucidare in modo che esse diventassero più bianche di un ermellino. E così si calmò e proseguì il viaggio, lasciando scegliere la strada al cavallo, perché credeva che in questo appunto stesse il bello delle avventure, quindi totalmente all'avventura. Via facendo, il nostro nuovo fiammante avventuriero andava dicendo fra sé:
Chissà se un giorno, quando la vera storia delle mie famose imprese vedrà la luce, il dotto che la scriverà, giunta a questa prima sortita, così a buon'ora, non debba mettere in questo modo. Aveva appena il rubicondo Apollo disteso la fila dorata della sua leggiadra chioma sopra il volto ampio e spazioso della terra. Quindi il tramonto, scusate, l'alba, vabbè, sì, l'alba. E piccioli e variopinti augelletti, con loro lingue canore, avevano appena, con soave e melliflua armonia, salutato il sorgere della rosata aurora, la quale, abbandonando il morbido talamo del geloso marito, si mostrava ai mortali attraverso le porte e i balconi del mancego orizzonte. Allorché il famigerato cavaliere Don Chisciotte della Mancia, lasciandosi le oziose piume, salì sul suo famoso destriero ronzinante e dette principio al suo viaggio attraverso l'antica e celebre campagna di Montiel. Questo per lui doveva essere appunto l'inizio del suo romanzo, no? Di chi in un futuro avesse raccontato la sua storia. Bellissimo, bellissima sta parte di il rubicondo Apollo disteso le fila dorate della sua leggiadra chioma sopra il volto ampio e spazioso della terra. Mamma. Ok. E che passasse di lì era proprio vero, è giunto poi felice età e secolo felice, quello in cui verranno in luce le mie famose gesta, degne d'essere incise nel bronzo, scolpite nel marmo e dipinte nei quadri ad eterna memoria. O sapiente incantatore, chiunque tu sia, a cui toccherà d'essere cronista di questa meravigliosa avventura, ti prego di non dimenticare del mio buon ronzinante, fedele compagno, su tutte le mie strade e in tutti i miei viaggi. Dopo seguiva come se fosse veramente innamorato. Oh principessa Dulcinea, signora di questo cuore prigione, grande torto fatto mi avete dandomi congedo e imponendomi il rigoroso divieto di presentarmi innanzi alla vostra beltade. Degnatevi, signora, di ricordarvi di questo cuore vostro suddito, come tanta penanza per amor vostro sustenta. E insieme con queste intesseva altre sciocchezze, tutto sul gusto di quelle che avevano insegnato i suoi libri, di cui, per quanto poteva, imitava anche la lingua e lo stile. Intanto andavano così piano, il sole invece saliva così velocemente e con tanto calore che sarebbe bastato a liquefargli il cervello se ne avesse avuto un briciolo. Andò avanti quasi tutto quel giorno senza gli succedesse nulla da raccontare. Di questo si disperava, perché avrebbe voluto trovare subito qualcuno su cui sperimentare il valore del suo forte braccio. Vi sono degli autori i quali sostengono che la sua prima avventura fu quella di Puerto Lapice. Altri dicono che fu quella dei mulini a vento, ma io ho potuto stabilire e ho trovato negli annali della Mancia che cavalcò tutto il giorno e sul far della notte erano stanchi e morti di fame lui e il ronzino, e guardando da tutte le parti a vedere se si scorgeva qualche castello, qualche capanna di pastori dove ricoverarsi e provvedere al necessario, scorse non lontano dalla strada un'osteria e fu come se gli avesse visto una stella che lo guidasse. Non alle soglie, ma addirittura alla reggia della sua redenzione. Affrettò il passo e vi giunse che era già notte. Ragazzi, ora questa è una parte bellissima. Non mi ricordo se è quella del bordello o meno. Vediamo. C'erano per caso sulla porta due ragazze, sì, di quelle che chiamano allegre, le quali andavano a Siviglia in compagnia di certi mulattieri, che se erano fermati anche loro in quell'osteria per passarvi la notte. E siccome il nostro avventuriero tutto quello che pensava, vedeva, immaginava, gli pareva che fosse fatto e accadesse come nei romanzi che aveva letto, appena scorse l'osteria si figurò, quindi lui si immaginò in quel frangente che fosse un castello con le sue quattro torri e i comignoli d'argento lucido, munito del suo bravo ponte levatoio e del suo profondo fossato e con tutti gli altri accessori con cui sono descritti di solito i castelli. Si andò avvicinando all'osteria, che egli dunque prendeva per un castello, e giunto a poca distanza tirò le guide a Ronzinante.
aspettando che un nano si affacciasse tra merli e dar segno col corno che un cavaliere arriva al castello. Ma quando vide che il nano tardava e che Ronzinante aveva furia di arrivare alla stalla, si avvicinò all'osteria e allora gli dettero un occhio le due sgualdrine che erano sull'uscio e che a lui parvero due vaghe donzelle o due avvenenti gentildonne che innanzi alla porta del castello bel tempo per avventura si dessero. In quel momento un porcaro che in un campo di stoppia radunava un branco di porci, e non è il caso di dir con rispetto parlando perché si chiamavano proprio così, suonò un corno che è il segnale a cui quelle bestie si radunavano, e subito Don Chisciotte si figurò che quel che desiderava, è che un nano dava segno del suo arrivo. Perciò, tutto contento, giunse innanzi all'osteria e alle donne, le quali, nel vedere arrivare un uomo armato in quel modo di lancia e di scudo, impaurite, fecero per entrare dentro. Ma Don Chisciotte, accortosi da quella fuga della loro paura, si alzò la visiera di cartone, scoprì il suo volto secco e polveroso e disse loro un bel garbo e voce pacata: De, che è fiorentino? De, non vogliate, gentili donzelle, in fuga volgervi, né di onta veruna averte mensa, perocché per l'ordine della cavalleria da me professata non convienzi né lice faronta o persona veruna, e massime vergini donzelle di sì alto lignaggio quale le sembianze vostre palesano. Le ragazze lo guardano e cercano di vedergli il viso, che rimaneva parato da quella maledetta visiera, ma come sentirono chiamarsi vergini, questo nome stonava tanto che la loro professione, con la loro professione, che non potevano trattenersi una bella risata. E allora Don Chisciotte si sdegnò e disse: «Bene, ad avvenenti donzelle, un savio e moderato contegno convienzi, mentre stoltezza dimostrarsi il riso, quando da lievi cagioni abbiasi nascimento, né questo io sostengo affinché voi ne dobbiate prendere affanno, o comunque concepire verso di me mal talento, poiché ad altro il mio non è rivolto se non ad umilmente in ogni cosa servirvi». Quel linguaggio di cui quelle ragazze non intendevano un H e la figura del nostro cavaliere accrescevano le loro risate e la sua stizza. E la cosa sarebbe andata a finir male se in quel momento non fosse giunto l'oste, un uomo grosso e grasso e perciò molto pacifico. Cos'è questa correlazione, ragazzi? Se questa cosa fosse stata scritta adesso, sarebbe stato linciaggio puro. Grosso e grasso, dov'è? Ok. Il quale, vedendo quella maschera armata d'armi tutte scompagnate, come erano la briglia, la lancia, lo scudo e il corsaletto, ci mancò poco che non desse anche lui, come le ragazze, in una gran risata. Ma avendo in realtà un po' di timore di tutto quell'arsenale, si contenne e gli parlò con riguardo, dicendogli: «Signor cavaliere, s'ella cerca albergo, tranne il letto, perché in questa osteria letti non ce n'è. Di tutto il resto qui ce ne troverà a dovizia». Don Chisciotte, vedendo l'umiltà del governatore e la fortezza, tali gli parvero l'oste e l'osteria, rispose: «Per me, signor castellano, qualunque cosa mi basta, perché i miei arredi son l'armi e riposo me il pugnar». L'oste, a sentirsi chiamar castellano, credette Don Chisciotte l'avesse preso per un gentiluomo castigliano, quindi della Castiglia, zona della Spagna, mentre invece era andaluso e proprio di quelli di Sanlúcar. Ladro come caco e imbroglione quanto uno studente o un paggio. Perciò gli rispose: «Arregola dunque il suo letto e un duro sasso il suo sonno ognor vegliar, e allora l'ascenda pure in questo albergo, la può star sicuro trovar tante di quelle occasioni per non dormire, da star desto un anno intero nonché una notte».
e così dicendo andò a tenere la staffa a Don Chisciotte, il quale scese con molta difficoltà e molta pena, perché in tutto quel giorno non aveva mangiato un boccone. Disse quindi all'oste che aveva molte cure che avesse molte cure del suo cavallo, perché era il più nobile animale del mondo. L'oste lo guardò e non gli parve tanto nobile quanto diceva Don Chisciotte, nemmeno la metà di quel che diceva, e dopo averlo sistemato nella stalla tornò a sentire che cosa comandava il suo ospite. Intanto le due ragazze, che avevano già fatto la pace con lui, lo stavano aiutando a togliersi di dosso le armi, e già gli avevano levato il pettorale e gli spallacci, ma non furono assolutamente capaci di sbrigliargli la gorgiera e togliergli quell'aggeggio d'elmo che l'aveva legato con dei nastri verdi, poiché i nodi non si volevano sciogliere, non c'era che tagliarli, ma egli non la volle permettere a nessun costo. E così passò tutta la notte con l'elmo in capo, che era la più comica e strana figura che si possa immaginare. Ragazzi, io mi fermo qua non solo perché sono stanchissimo, perché intanto perché siamo arrivati al punto e comunque questo capoverso, questa parte mi sembra abbastanza conclusiva, no? Con questa scena molto comica, molto anche tenera, no? Perché quello che mi stimola, no? E questa parte correlata a queste scene, molta tenerezza, e soprattutto perché è veramente complesso da leggere, sia perché ci sono delle parti in prosa con questa aulica, con questa terminologia antica, con parole ricercatissime mai lette, di conseguenza l'occhio si stanca tantissimo. Sia perché oggi è stata una giornata veramente pesante, ragazzi. Questo inizio d'anno è iniziato una maniera incredibile. Non posso neanche raccontare, anzi, ve lo racconterò in qualche puntata. Le classiche chicche barra storielle nostre comiche che vi possono strappare un piccolo sorriso. A me hanno strappato una grande incazzatura stamattina. Però voglio sfruttare questo per stimolarvi un sorriso. Quindi la prossima volta, nella prossima puntata, appunto, partiremo con. Ecco, l'incipit è questo: 1 gennaio 2021, ok, nuovo anno, eccetera, eccetera. 10 di mattina appena alzato, cosa mi succede? Ecco, detto questo, cari ascoltatori, spero che la lettura sia stata interessante, anche se un po' complessa. E secondo me è molto carino da leggere, perché credo che il mood sarà sempre questo, no? Cioè, lui che si immagina, voi conoscete la classica storia i mulini a vento che lui scambia per dei giganti, sarà tutto impostato in questa maniera. C'è lui che incontra gente comune e immaginandosela a modo suo, pensando di relazionarsi con gente e luoghi che non sono invece strettamente correlati con la realtà, e quindi è bello perché si vede lui che immagina e viene descritta anche la reazione della gente che si trova di fronte a questo passo in maniera incredula. Ci saranno quelli che lo aiuteranno, quelli che lo asseconderanno, quello che invece lo tratteranno male. Quindi secondo me è veramente interessante e da leggere. Quindi sono molto contento di aver fatto questa lettura e vi ringrazio, cari ascoltatori. Qualora qualcuno fosse arrivato a questa parte finale, perché veramente è lodevole, non è facile in generale arrivare alla fine di un video di 45 minuti, un'ora, quindi grazie per tutti quelli che siete arrivati qua alla fine, grazie sempre per il supporto eccitato, seguite sempre il podcast del Cactus, un bacio, un saluto e ci sentiamo presto, perché noi siamo sempre qui con voi. Buon anno, buon 2021, ci saranno novità. Seguite sempre il nostro profilo Instagram, perché è lì che mandiamo tutto, pubblicizziamo tutto, e quindi salve, salute, padre!